partita dove ovviamente noi, al di là dei record, al di là di tutto quello che si dice, abbiamo dentro la voglia, la volontà di seguitare a far bene, ad ottenere quindi risultati, quindi non ci precludiamo nessun tipo di risultato. Quindi ho già detto alla squadra che c'è stato un momento in cui dovevamo pensare agli altri, anche agli altri. Questo momento è finito perché da oggi in poi, anzi da sabato in poi, bisogna più che mai pensare a noi stessi, e questo è quello che la squadra ha già capito, è quello che la squadra vorrà fare. Ovviamente siamo consapevoli che, essendo umani, voglio dire, questa magia non dico che può interrompersi, però potrebbe in futuro anche, potremmo andare incontro anche a qualche giornata difficile, però oggi noi ci sentiamo di dover pensare solo a noi stessi. L'assenza di Scognamiglia è comunque un'assenza importante, però un'assenza assolutamente sostituibile, insomma, voglio dire. Quindi, se facessimo riferimento a un lungo periodo, è normale che Gennaro ha dimostrato in questo campionato di essere una pedina quasi insostituibile, però questa è una partita e qualsiasi andrà in campo, quindi ovviamente non ti dico se andrà Fazio o Camigliano, però chiunque andrà in campo a sostituirlo lo farà, ma vi assicuro che sono assolutamente sereno e tranquillo che chi andrà in campo farà bene, come lo sono soprattutto i compagni, quindi che lo sia io è importante, però che i compagni non facciano particolarmente a caso all'assenza di uno, di un giocatore piuttosto che un altro, credo che sia ancora più importante. Quindi siamo sereni e siamo tranquilli perché è anche normale, logico, che si va incontro a squalifiche, infortuni, e tutte le squadre hanno difficoltà in questo senso.